Allora, dopo gara difficile, combattuta, Nuova Florida, Macerie Cisterna, terza vittoria consecutiva per gli uomini di Alessio Capolanetti, con l'autore del gol che ha sbloccato il match, Daniele Moncada, e con uno degli artefici, forse sia stato molto determinante, Corradini. Ma iniziamo dal gol che ha sbloccato il match, 0-0, Moncada, partita difficile, soprattutto nel primo tempo c'è stata una lunga fase di studio. Buonasera a tutti, sì, lo sapevamo che era una partita difficile perché loro sono tutti giocatori esperti e fisicamente sono molto dotati, diciamo. Ecco, nel primo tempo non trovavate le quadrature, il mister spesso si sbracciava cercando di far capire di velocizzare il gioco, ma eravate un po' troppo frenati, un po' troppo compassati. Sì, in effetti il primo tempo non è stato giocato come volevamo, come avevamo impostato in settimana, e comunque nel secondo tempo poi ci siamo riusciti a fare quello che ha chiesto il mister e è andato bene. Allora, Corradini, parlavamo di una salvezza, molte volte ci hai messo non una mano, anche due, la gamba. Nel primo tempo però hai fatto un po' gelare la camicia ai tuoi compagni di squadra e il mister si era subito preoccupato mandando a scaldare il tuo collega. Sì, buonasera. Sì, ho subito un contrasto un po' duro sul ginocchio, però fortunatamente non mi sono fatto niente, quindi ho potuto continuare la gara ed è andata bene, abbiamo vinto e il risultato è stato buono, contro una squadra molto forte. Allora, adesso al di là dell'episodio, ma è scattata forse qualcosa in te? Volevi assolutamente giocare questa partita? Sì, sì, no, sicuramente diciamo che la botta è stata pure una scossa, quindi mi ha dato più motivazione, più grinta ed è andata bene, quindi siamo molto contenti. Qualche pericolo di troppo, e come abbiamo detto con il tuo compagno di squadra, il mister più volte vi ha richiamato, forse quest'oggi non eravate poi così tanto attenti. No, più che altro diciamo che abbiamo trovato di fronte anche una gran bella squadra, quindi nel primo tempo infatti non siamo riusciti a creare tanti pericoli, mentre nel secondo è andata molto meglio, però come ho detto loro sono una buonissima squadra e quindi ci hanno messo in difficoltà.